Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti alla sesta edizione dell'Arezzo Passioni Festival, Arena Eden, che finalmente possiamo utilizzare grazie anche al tempo, al sole, che invece non ci ha sempre così accompagnato in questi giorni. Nonostante questo, le iniziative sono sempre riuscite molto bene, di questo ringraziamo tutti gli ospiti e ringraziamo il pubblico del Passioni Festival, sempre molto presente e molto partecipe. Questa sera qui su questo palco avremo un altro grande ospite, che è Gene Gnocchi, e anche qui vi invitiamo tutti, sarà ingresso libero, e domani ci sarà il gran finale di questi sei giorni, l'edizione più lunga del Passioni Festival con Pupi Avati. Anche ora, tra pochi istanti, avremo un ospite molto atteso, molto gradito. Come il festival si chiama Passioni Festival, credo che sia uno che sta bene dentro questo festival. Condurranno le interviste Mattia Cialini e Andrea Scanzi, il nostro direttore artistico, a cui do la parola. Grazie a tutti. Buongiorno anche da parte mia e di Mattia Cialini, che condurrà con me questa intervista. La persona che sta per salire su questo palco, secondo me la conoscete, almeno alcuni di voi la conoscete molto meglio di me. I motivi per cui è qui sono tanti, io ne dico soltanto due e poi ne diremo altri durante la chiacchierata. Il primo motivo per cui abbiamo deciso di invitarlo è il fatto che ha tante cose da raccontare. Di solito, non di solito, però capita che nel mondo dello sport e ancora di più nel mondo del calcio, quando fai le interviste non è che proprio sei travolto dai grandi concetti, dai grandi aneddoti, a volte succede, a volte no. In questi giorni noi abbiamo parlato con gli Urichechi, con Zorzi, ecco, abbiamo scelto persone che hanno tante cose da dire, campioni che hanno tante cose da dire, e lui di cose da dire ne ha tante. Primo motivo. Il secondo motivo è che noi, per fortuna, siamo ad Arezzo. Ogni tanto succede che lo sport diventa epica, anche contro pronostico, anche contro qualsiasi logica, anche contro qualsiasi razionalità. Quest'anno abbiamo visto che l'Arezzo Calcio ha fatto qualcosa di epico, ha fatto qualcosa di irripetibile, ha fatto qualcosa che non era prevedibile e che per questo ha emozionato ancora di più. E tutto questo sicuramente non sarebbe potuto accadere senza la presenza di un campione e di una grande persona che si chiama Davide Moscardelli. Ciao Davide. Allora, comincio io, ti faccio un quiz che ti riguarda, dimmi se sai chi l'ha detto. C'è una persona abbastanza famosa del mondo del calcio che una volta ha detto: in termini di bellezza e di capacità di fare gol straordinari, Davide Moscardelli non ha nulla da invidiare a Messi e a Maradona. Sai chi l'ha detto? Sì, lo so. Lo vuoi dire tu? Perché non è uno che fa tanti complimenti, eh? Billy Costa Curta? Bravissimo, l'ha detto Billy Costa Curta. La cosa incredibile è che secondo me Costa Curta, no, non incredibile, però uno dice: cavolo, Messi e Maradona sono irraggiungibili, però ha detto una frase difficilmente attaccabile. Tu fai dei gol, hai una capacità di realizzare delle cose semplicemente clamorose. Mi spieghi e ci spieghi come diavolo fai? Non è che tu segni, tu inventi delle cose che sono inconcepibili, cioè vai oltre, esempio. Perché non ci penso, escono così. Quindi quelle sono le giocate, l'istinto, no? Che esce fuori quando provi una cosa difficile. Che poi che le cose che provi a fare da bambino, che ti rimangono dentro, che quando ti riescono è una soddisfazione doppia. Però c'è sempre il lato negativo, che se non ti riesce potresti fare la figura. Però sono situazioni del momento. Mi viene in mente la rovesciata di Prato, se solo così potevo prenderla. Io tanto non la prendo, però ci provo, perché o così o la palla passa, e non potevo farla passare quella palla. Poi io, quando ho sentito la palla sul piede, ho detto: ah, l'ho presa, meno male, almeno quello. Poi ho visto che fino a lì, quindi, ci vuole anche un po' di fortuna, perché andava proprio sotto al 7, quindi è stata una giocata che ricorderò sempre. Ma c'è anche una dimensione da parte tua di voler
colpire anche il pubblico, una cosa, anche una sorta di esibizionismo, se mi concedi la parola, oppure è così, è l'istinto e basta? No, cioè, perché alla fine io sono stato prima tifoso che calciatore, perché ho iniziato tardi, quindi andavo allo stadio anch'io e pagando il biglietto volevo vedere il spettacolo, e quindi è giusto che i tifosi vedano anche dello spettacolo, certo non al limite dell'area tua che provi a fare un tunnel e non ti riesci a prendere gol, quello assolutamente no, però se il momento è giusto, te la senti, la partita ti trascina in quella direzione, ci può stare, anche perché nel calcio di adesso se non provi la giocata difficilmente fai gol, perché ormai si difende tutti bene, tutti vedono i video degli avversari, come difendi, come attacchi, se non ti metti qualcosa è difficile. Prima di passare la palla a Mattia, immagino che però questa dimensione giocosa, questo voler fare il gol clamoroso sia, tu dicevi prima, il sogno che hai da bambino, no? Poi però quando passano gli anni spesso tanti campioni, anche magari più celebrati di te, non la provano più la giocata, perché appunto, come hai detto tu, puoi fare il gol del secolo ma ti posso ridere dietro per 10 anni. Come ha fatto Moscardelli a 37-38 anni ad avere ancora la stessa voglia di fare il gol giocoso e spettacolare come quando aveva 8-10 anni? Evidentemente sei riuscito a diventare maturo, però conservando quell'innocenza che non è così normale nel mondo del calcio. Sì, sono rimasto bambino su quello, perché io quando ancora scendo in campo c'è ancora quell'adrenalina giusta, la sera prima di una partita importante, ancora fatica a dormire, cioè io ho giocato in Serie A, ho fatto tanta Serie B, quindi dici vabbè vado a giocare in Serie C, ma cambia poco, cioè quando giochi come fare gol è difficile in tutte le categorie. Quindi basta entrare in quella mentalità che mi piace giocare a calcio e voglio fare quello, e quindi continuo a farlo perché non so fare nient'altro, quindi devo allungare il più possibile. Senti Davide, io mi riaggancio alla presentazione che ha fatto Andrea e ti riporto all'attualità. Ci sono due immagini pubbliche di te di questa stagione che sono emblematiche, penso che tutti qui presenti hanno bene chiare in mente. Una, e sono anche molto recenti, molto fresche, una è di metà febbraio, quella conferenza stampa in cui tu hai letto il comunicato da parte di tutta la squadra, di tutti i giocatori, c'eri tu dietro il tavolo e hai detto delle parole di fuoco, hai detto che il carnevale era finito, che vi eravate rotti le scatole voi giocatori, insomma è stato il momento drammatico, più drammatico probabilmente della storia recente dell'Arezzo, la squadra era sull'abisso tenuta da una cordicella esile, quella cordicella esile sono stati i tifosi, sono stati Orgoglio Amaranto, sei stato tu, siete stati i giocatori, l'allenatore. Sono passati 2 mesi, poco di più, e l'altra tua immagine che tutti hanno in mente sono sei tu che a fine partita a Carrara in lacrime ti concede l'intervista e dici questo è il momento più bello della mia carriera, in mezzo c'è stato di tutto dentro e fuori dal campo, e ti chiedo se a mente fredda dopo, ora sono passati una quarantina di giorni, è vero che il momento più bello della tua carriera è arrivato a 38 anni e in Serie C, visto che hai giocato a lungo anche in Serie A. Sì, diciamo è stato uno dei momenti più belli, perché veramente abbiamo passato un'annata molto molto difficile. Io da più anziano, da capitano, era anche difficile tenere un di ragazzi, anche e soprattutto i più giovani, che con uno stipendio non altissimo e dovevano pagarsi casa, era difficile spiegarsi la situazione e fargli capire che dovevamo continuare, no? A giocare, perché era l'unica via d'uscita, però poi arrivati a un certo punto non c'era neanche più quella, perché va bene dare tutto, però passare per coglioni non ci andava, quindi per fortuna non ci siamo dovuti fermare, perché alla fine anche la Lega ci è venuta incontro con l'Associazione Italiana Calciatori, abbiamo cercato la soluzione migliore per l'Arezzo Calcio, perché è una piazza troppo importante e troppo bella per vederla finire così.
E quindi poi alla fine è stato il momento più bello, perché finita la partita, la gioia di tutti era tantissima. Grazie, io ti vedo che l'emozione traspare ancora dopo oltre un mese. Mi piace, insomma, stemperarlo un po' dicendoti una cosa, ma tu ci rimetterai mai più piede a Pisa, perché gli hai fatto 2 gol all'andata, il gol al ritorno che è stato decisivo per i 3 punti. A metà stagione ti hanno chiesto di andare lì e hanno anche, insomma, mostrato che avevano le carte giuste, avevano i soldi per proporti un contratto. Tu non ci sei andato, sei rimasto ad Arezzo. Perché? Che cosa è stato? L'orgoglio del capitano? Sono stati i tuoi compagni di squadra più giovani? È stata la famiglia, la moglie che ti ha detto rimani a Arezzo, tanto comandano le donne, no? Si sa. Che piedi? No, sono stato io, perché tutti quelli che hai detto non era quella la scelta che mi consigliavo. Non lo so, per me i valori sono molto importanti e c'erano tutto per lasciare andare da un'altra parte, però magari il fatto anche di essere, anzi soprattutto di essere capitano, non lo so, non me la sono sentita. E vedere come andrà a finire, sono contento. Davide, tu sei molto popolare nel mondo reale, ma anche nei social, web si parla tanto di te, e vedo che una delle definizioni con cui più ti fotografano è l'antidivo con la barba, e tu ogni volta che te la nominano ridi, perché dici, ma perché mi chiama così? No, perché non so che vuol dire, cioè. Ma credo neanche chi ti chiama così lo sa, secondo me. A proposito di barba, ti voglio chiedere questo, perché sempre in rete ho trovato un articolo molto divertente che diceva il Times qualche mese fa ha fatto una classifica sulle persone con la barba più famose del mondo, e il pezzo diceva così: il Times non è più un giornale credibile perché nella classifica delle persone con la barba più famose del mondo hanno messo Darwin, hanno messo Marx, hanno messo Rasputin, hanno messo gli ZZ Top, ma non hanno messo Moscatelli. Qui non esiste, e sono d'accordo, perché è inaccettabile. Però la domanda è vero che tu non te la tagli perché i tuoi figli ti hanno sempre visto con la barba, e se tu te la tagliassi direbbero, ma chi è questo qua? Sì, questa è la scusa che uso. Che... La scusa, però. Sì. Sì, all'inizio con un pensiero per ridere, perché io ho visto alcuni video dei papà che si tagliano la barba ai bimbi e i bimbi piangevano. Cioè, è una cosa vera, che ce ne sono tantissimi. È successo anche a me. Quindi mi ha messo un po' paura, però poi un po' di foto l'hanno viste... dove sono senza barba, quindi mi dovrebbero riconoscere, adesso non è più quello il problema, è che mi piace, quindi non so che fare. Quando c'è stata la svolta della barba, quando hai cominciato a portarla? Ma ero l'ultimo anno che ero a Chievo, l'avevo fatta crescere perché non così, però lì era un po' all'inizio, ho detto vabbè, si avvicinava il mercato di gennaio e c'era la possibilità di andare al Bologna, che sì, dove c'era Pioli che mi voleva, quindi poi è successo, quindi ho detto vabbè, c'era tutto il mese del mercato, ho detto se non me la taglio, se riesco ad andare al Bologna, ho fatto una specie di teoria, se riesco ad andare poi me la taglio. Quindi è successa questa cosa, l'ultimo giorno di mercato sono andato al Bologna e il direttore ha sentito queste dichiarazioni, ha detto te la devi tagliare perché sennò porta male, io l'ho tagliata, il giorno dopo sono sceso in campo senza barba e tutti erano contenti che avevo giocato e stavo a Bologna, però mi hanno detto ma la barba dov'è? Io ho detto perché se no era un fioretto, adesso la faccio ricrescere, e da lì è partito. Ecco, hai citato il Chievo e il Bologna, lì giocavi in Serie A. In Serie A, l'hai detto anche all'inizio del nostro incontro, ci arrivi, diciamo, tardi o non subito, diciamo così. Quello che incuriosisce è, alla luce della tua carriera e del fatto che ti conoscono tutti, poi parleremo anche di quanto sei amato a prescindere dalla carriera, a prescindere dalla squadra in cui militi, perché tutti ti conoscono, c'è una prova anche in questo Passioni Festival, qualsiasi ospite che è venuto, anche molto famoso, la prima cosa che ha detto a me, a Cialini, è stata: ah, ma quest'anno ci avete anche il Mosca? Quindi proprio, cioè, sei un mito assoluto, trasversale, Padellaro, Purgatori, Gnocchi, cioè, ti adorano completamente. Però torna indietro, com'è che a 20 anni un talento come te ancora giocava nella Maccarese, quindi se non sbaglio promozione o eccellenza? Cioè 20 anni, sì, sei giovane, ma come calciatore uno come te poteva essere minimo in B, minimo.
Ma diciamo, allora ancora non c'erano questi tantissimi giovani in quelle categorie, questo è uscito un po' dopo. Però non lo so, si vede che in quel momento era quello il posto in cui dovevo stare. Diciamo che non lo so. Però c'era un aspetto positivo perché se non sbaglio tu dovevi giocare la mattina, quindi poi il pomeriggio ti godevi quella che era la tua vera passione, che era la Roma. E Esatto. tu andavi quindi in curva, finiva la partita, ti facevi portare Sì, all'Olimpico spesso e e ti godevi. volentieri, sì, quando giocavo in casa a Roma, soprattutto, sì, andavo allo stadio e mi vedevo la Roma. Anche l'anno dello scudetto, Sì. quindi quello di Totti, Battistuta, l'ho citato volutamente, quelli che sono i tuoi due miti Sì, tu a assoluti, due caso. a caso. Il tuo primo figlio si chiama Francesco per caso, anche Sì, questo, anche. immaginate, immaginate. Altra curiosità, poi passo la palla a Mattia, mi dice, ci dici perché a un certo punto ti hanno chiamato Battigol, che era sta cosa? Non lo so, perché era anche per il ruolo, il mio idolo, anche già da quando giocavo a Firenze, quindi capello lungo, io a quel periodo avevo capelli lunghi, non avevo la barba così lunga, quindi dicevano che gli assomigliavo, perché calciavo forte, non come lui, però diciamo che era una piccola somiglianza, ma sarebbe scherzoso, perché poi l'hanno messa con due T invece di una, e quindi si differenziava in E quando arrivi in Serie A e c'è Roma Chievo, quello. e tu giochi nel Chievo e dall'altra parte c'è un certo Totti, io ho letto due cose. La prima è che quando mandano in filo diffusione Grazie Roma di Venditti, tu prima di scendere in campo ti commuovi. Sì, Vero? è vero. Cioè tu prima di entrare in campo ti sei messa a piangere No, perché io era il ritorno, io ero in panchina quella ti... Ah. partita contro la Roma, quindi me la sono vista dalla panchina, quindi vedevo il campo, i miei compagni che si schieravano e l'occhio si spingeva verso la curva. E un po' sì, mi ha fatto un effetto importante, perché ho detto, io sono stato primo tifoso, quindi questa cosa mi è rimasta dentro, perché amo il calcio, e quindi solo quelle 2 volte l'anno lo metti un po' da parte, perché alla fine sei il professionista vero e giochi per la maglia in cui giochi. Infatti ci ho fatto anche gol contro la Roma, però è giusto così, perché alla fine quello si deve mettere da parte per fare quello che ti piace, che è giocare e segnare. L'altra cosa di quella partita è che tu ti eri prenotato prima per essere certo di avere la maglia di Totti. Assolutamente sì, assolutamente sì, e la volevo dalle sue mani, non che me la portasse un magazziniere o qualcun altro, quindi questo lo sapevano tutti, dai. Ed è successo, te l'ha Beh, proprio data ed lui. è E successo, ed è adesso successo. cosa hai fatto? Un'altarina in casa, c'è cioè una teca, cosa c'è? Cioè un culto della No, maglia? è l'incorniciata, però Certo, c'è. certo. E prima abbiamo ricordato dei tuoi gol straordinari che hai fatto in Serie A, in Serie B, in Serie C, e con l'Arezzo ti sei confermato. La rovesciata di Prato è una perla assoluta, ma poi c'è il pallonetto da 30 metri contro il Livorno, il gol in cui ha scartato tutti contro il Pontedera. Questa stagione hai fatto 12 gol, tra l'altro meno di quella precedente, in cui ne avevi fatti 16. Ma sei stato a lungo infortunato, poi ha preso anche l'espulsione, sei stato altri 2 turni fuori. E ti volevo chiedere, tu hai grande classe, fai questi gol spettacolari, ci metti grande impegno, sei un guerriero in campo. È stato facile probabilmente per Arezzo innamorarsi di te. Primo anno hai vinto il Cavallino d'Oro. Ti hanno detto, diciamo così, i tifosi a idolo, ma questo amore quando è scattato il tuo amore per Arezzo? Se è scattato, immagino di sì, a occhio e croce, perché direi insomma proprio di sì. Forse il primo anno, io il primo gol l'ho fatto alla settima o alla sesta, quindi e fino a lì, sai, le aspettative erano alte su di me, e quindi sai, la prima partita, vabbè, dai, non ho segnato la seconda, la terza, ma quando rientrano 5-6, però non mi hanno mai fatto sentire peso, anzi, mi hanno sempre incoraggiato ad andare avanti.
E poi appunto mi sono sbloccato grazie anche a questo aiuto che mi hanno dato loro, quindi forse è stato quello, l'ho capito dopo, quindi penso che sia quello stato il momento, cioè nel momento mio peggiore, tra virgolette, ho sentito lo stesso affetto, e quindi quello aiuta, e ringrazio loro che poi mi hanno fatto fare quello che ho fatto. Tra l'altro credo che poi Arezzo abbia anche così apprezzato tantissimo la tua grande serietà. Tu hai detto anche che c'era un momento in cui non eri in crisi d'astinenza di gol, di prestazioni no, perché comunque sia la grinta ce la mettevi sempre, però i social erano, cioè tu che sei la star dei social, o insomma quello che, come ti definiscono, i social li avevi messi da parte temporaneamente. Sì, penso che su quello ci sia momento e momento. Io sono il primo a scherzare, ma ci sono momenti in cui non è lo puoi o non lo puoi fare, se te la senti o non te la senti. A me prendere in giro le persone o fare un video scherzoso, quando invece la sera del giorno prima avevo fatto una partita non all'altezza, non mi piace. Quello che magari ho visto che può succedere, è successo ad altri, che poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però a me non piace molto. Poi invece sono il primo a farlo quando è giusto farlo e godersi il momento. Chiudo il capitolo con le tue giocate più belle. Abbiamo ricordato la rovesciata, eccetera eccetera. Qual è la giocata più bella della tua carriera, perché ne hai fatte tantissime, anche che non hanno portato a gol, come una cosa clamorosa che gira su YouTube, che probabilmente l'hanno vista in tanti, quella rabona con la maglia del Piacenza, oppure l'elastico a Nagatomo, vabbè, facile a Nagatomo, però insomma qual è? Ma non lo so, ce ne sono state tante, diciamo. Sono sempre stato affascinato dalla rovesciata, dove ho imparato a farla sotto casa, sopra l'asfalto, perché non c'erano i campetti dove trovi adesso l'erba. Quindi quando fai un gol di rovesciata, cioè io quando faccio un gol di rovesciata mi sento al settimo cielo, perché è una giocata che mi è sempre piaciuta. Diciamo che però anche gli assist per me sono una cosa che un po' devo migliorare, perché quello per esempio che ho fatto a Carrara, ho capito quanto sia importante anche un assist, perché quello, il gol era quasi tuo. No, alla fine non era facile anche quello, perché non è mai facile segnare, come ho detto prima. Quindi quello un po' mi dispiace di aver fatto pochi assist nella mia carriera, anche se non è davvero il mio compito, però ci sono i grandi attaccanti che sanno fare anche quelli. C'ho tempo per migliorare, però non vorrei togliere magari i gol, preferisco sempre fare quelli. Però sì, assolutamente, spero ci sia ancora tempo. Grazie. Quando prima, Davide, parlavi del fatto che sei rimasto bambino nell'approccio al calcio, mi è venuto un collegamento a una delle tue dichiarazioni che più mi hanno colpito, perché tante volte si percepisce come in te è rimasta veramente la gioia nel giocare a calcio, e anche lo stupore a volte nel giocare accanto a delle persone che magari erano tuoi idoli fino al giorno prima e mai avresti pensato di giocarci insieme. Ti faccio un esempio, ma secondo me hai già capito: Gilardino. Gilardino è più giovane di te di 2 anni, mi sembra, sì. Possibile. Voi giocate insieme nel Bologna e tu hai detto in un'intervista: io a volte provavo quasi, non imbarazzo, però mi sembrava impossibile di dover giocare, di avere la fortuna di giocare con uno che aveva vinto i mondiali, era più giovane di me, ma io tifavo nel 2006 quando lo vedevo e mi domandavo come cavolo faccio a giocare con Gilardino. Andava veramente così nella tua testa? Sì, perché me lo sono visto sul palco, perché quando sono venuto a festeggiare a Roma, io ero lì sotto, perché al Circo Massimo sono andato a festeggiare, era sopra. Poi mi sono trovato 4 anni dopo a giocarci insieme, quindi sì, è stato il primo pensiero che ho avuto. Poi alla fine questo timore che possono avere anche su di me i più giovani passa, perché alla fine siamo ragazzi normali anche noi, come la stessa cosa la prima volta che ho visto De Rossi,
lui è venuto tranquillo, abbiamo parlato come facciamo adesso così, quindi ah, beh, allora ragazzi, quindi mi sono un po' rilassato, quindi che lo fai, lo scopri dopo, però il primo pensiero si viene, cioè a me è venuto. Altra curiosità, spesso, come ho fatto io prima, ti domandano com'è che sei arrivato tardi in Serie B, com'è che sei arrivato tardi in Serie A, e tu rispondi spesso, meno male che ci sono arrivato. Meno male che ci sono arrivato, sì, avrei cambiato qualcosa, ma va bene così. Però una volta hai detto, certo, non sono diventato milionario. E in effetti a questo punto però uno ti domanda, però tu potevi diventare milionario. Perché quando giocavi, se non sbaglio, a Cesena, a Rimini, ti arriva la proposta ti arriva la proposta del Rubin Kazan che ti dava 1 milione d'euro, ti dava tanto, e sai, non era ancora sicuro che saresti arrivato in Serie A, non era sicuro quello che sarebbe successo. Come fa uno come te, come ha fatto uno come te, ad aver avuto il coraggio di dire, sai che c'è, io non ci vengo Rossi con tutti quei soldi lì? Cioè, Lucarelli gli hanno fatto una statua per aver detto tenetevi il miliardo. Tu sei stato anche più eroico, perché non eri famoso quanto Lucarelli quando hai detto di no. L'aveva già preso lui qualcuno. Esatto, l'aveva già preso più di qualcuno. Esatto. Cioè, come hai fatto? Sto passando da coglione davanti a tutti, grazie. No, ma no, da eroe, che da coglione. E ve lo dico da solo per primo, perché adesso ho 38 anni e dico, sto per smettere, che faccio dopo, perché dovrò fare qualcosa. Certo che se facevo così... Che ti devo dire? Il sogno della Serie A c'era. Ero giovane. Oddio, sì, vabbè, 25 anni, ero ancora giovane. Cioè avevo la possibilità di arrivarci, quindi... Non lo so. L'ho fatto, ma... L'ho fatto bene, come prima, perché non sono andato là. Adesso in Serie A ci sono arrivato. Quindi ho fatto bene anche questa scelta. Poi ci penserò quando smetterò, se mi mancherà qualcosa. Ma non credo. No, non credo neanch'io. Anzi, applauso, mi unisco all'applauso, altro che podiamo, è stato coraggio da vendere. Sempre in quel periodo si dice, te lo ricordava Mattia Cialini prima di salire su questo palco, si dice che a un certo punto tu sia stato vicino a essere convocato dalla nazionale del Belgio, perché lo sapranno quasi tutti, ma tu nasci in Belgio, sì, a Mons, ci sei stato pochi mesi, però potevi essere convocato dal, sì, Belgio. È vero che ti è arrivata questa proposta, che poteva succedere? Sì, non è arrivata la vera convocazione, però mi aveva chiamato un giornalista da lì che ci voleva essere questa opportunità, perché uno, avevo 23 anni, due, il Belgio non era il Belgio di adesso e quindi dovevo prendere, ci poteva essere questa possibilità, che poi non, perché io avevo fatto molto bene nel giro d'andata, lì avevo fatto 13 gol, quindi... Si è parlato di questa cosa, poi è rimasta solo lì con un paio di articoli sul giornale e basta. Però sarebbe stato un po' curioso se ci fosse stata veramente una chiamata, lì sarebbe stato difficile accettare. Va bene i sogni, ma il nazionale sapevo che era impossibile, quindi magari sarebbe stata una bella esperienza, magari anche troppo arrivare in una nazionale per le mie qualità. Allora, intanto è arrivato Gianni Gnocchi, quindi si può salutare. Grazie. Buonasera Gianni. Poi tu puoi fare tutto, Gianni. Volevo chiedere, fatti dare il microfono, no, però. Cioè, fai televisione da 40 anni, non aspetti il microfono. Volevo chiedere a Moscardelli che, siccome qual è stata la più grande mezzala con lui ha giocato insieme, perché so che lo sa. Ma c'era, ho visto che giocai bene in mezz'ora, vero? Sì, adesso che ci penso non eri male, forse sei proprio tu. E io non ho visto tanto in mezz'ora, ma come te il poco. La risposta spontanea, no, guarda che mi ha fatto, ci ho pensato bene, mi ha fatto due allenamenti a Piacenza con Pioli, vero? E chi ti dava i palloni giusti? E lì, lì uguale, non era partito bene, poi con i suoi passaggi mi ha fatto sbloccare e sono andato alla grande, però era un po' lento, come diceva Sacchi, anche gli allenamenti, ma piedi buoni, piedi buoni, piedi buoni.
Senti, io ora tutti si aspettano che io ti faccia una domanda relativa all'attualità dell'Arezzo. Abbaiono anche i cani, appena sei andato su questo argomento un casino è venuto fuori. Beh, vedi? Però non te la faccio. Non te la faccio questa domanda sul rinnovo del contratto con l'Arezzo, non te lo faccio. Ti cambio argomento e ti dico: il prossimo anno giocherai con l'Arezzo. Ha chiesto a te. Cioè, senza contratto, magari, non lo so. Come... Non lo so, non lo so, adesso ho detto oggi è stato il primo incontro perché ci siamo sentiti solo telefonicamente prima, quindi vediamo, l'ho detto anche prima. Sicuramente la scelta che verrà presa, anche perché il contratto si firma in due, la vogliamo fare quello di cui abbiamo parlato oggi, non abbiamo parlato di cifre, di soldi o di cose, abbiamo parlato per il bene dell'Arezzo, perché è quello che vogliamo entrambi. Abbiamo dimostrato sia io con i miei compagni in campo per quello che abbiamo fatto, sia la società che ci ha aiutato, che è entrata a fine stagione, quindi l'idea c'è e adesso vediamo qual è la migliore soluzione. Adesso abbiamo fatto anche, ho visto che hanno preso il mister, quindi sentire anche lui, e c'è ancora da parlare, però no, non c'è nessun problema, penso. Bisogna solo trovare la soluzione più giusta appunto per l'Arezzo e non per il Moscardelli. Va bene, grazie. La trattativa diciamo è in corso e speriamo che si concluda positivamente. Arezzo ti ama. Lo so, l'avete sentito, lo so. In realtà, mentre Mattia ti ha fatto questa domanda, io speravo che tu rispondessi come credo quasi tutti qui, anzi tutti qui, e ci hai lasciato nel dubbio, quindi speriamo che prima o poi si sciolga la riserva, come speriamo tutti noi. Rileggevo una tua frase che secondo me denota come tu sia un grande battutista quando vuoi, perché 5 o 6 anni fa, quando nasce il tuo primo figlio Francesco? 5 anni fa? 6. 6 anni fa. Tu diventi padre e volevi al primo gol festeggiare come festeggia o festeggiava, perché ormai ha smesso, il tuo grande campione Totti con il gesto del dito in bocca, del ciuccio. Però diciamo che passa un po' di tempo perché non segni subito e a un certo punto segni e dici la seguente frase quando vai in conferenza stampa, che se l'hai detta sei veramente un gigante anche della comunicazione, cosa che so già che è così. Volevo far gol da 13 mesi per mio figlio appena nato, pausa. Pensate che ho fatto in tempo a far nascere il secondo. È bellissimo, è bellissimo. In diretta televisiva. È bellissimo. Diciamo c'è stato un infortunio di mezzo, perché... Dove ti sei però divertito parecchio, secondo me, in questo frattempo. Non si spiega. Vabbè, però, quindi c'è pochissimo di differenza tra i vostri... Un anno e 10 giorni. Okay. Bene. L'altra cosa che volevo dire, io volevo tornare a quel riferimento che ho fatto sugli ospiti che vengono qua e chiedono: accidenti, c'è il Mosca. Io ho fatto degli esempi, cioè Padellaro, Purgatori, tutti immagini sti giornalisti anche un po' seriosi, sempre a parlare di politica. Poi appena nominano Moscardelli, è un campione, un fenomeno, lo adoro. Ma tutti. Torno a farti questa domanda: perché intercetti così tanto l'affetto trasversale di tutti i tifosi, a prescindere dalla categoria in cui giochi, dalla squadra in cui giochi? Cioè, sono pochi i calciatori che uniscono tutti, perché se dici Moscardelli, però Moscardelli è un grande, però è forte, però è divertente, però ha talento. Ti chiedo perché e se tu te ne rendi conto, perché secondo me non ne sei pienamente consapevole di quanto sei amato. Sì, all'inizio no, adesso lo so, lo vedo, lo percepisco e me la faccio anch'io tutti i giorni questa domanda. Quindi non lo so, dovresti chiedere a loro che dicono così. Il mio pensiero è perché sono rimasto lo stesso di sempre, da quello che succede da Serie A, Serie B, Serie C, cioè non è cambiato il mio modo di essere, di vedere la vita, essere sempre disponibile con tutti, chi mi chiede una foto, un sorriso, sono il primo a prendermi in giro. Un ragazzo come gli altri, quelli dei social, dai, sono la maggior parte ragazzi e quindi sono rimasto. Mi vedo come un ragazzo normale come loro, quello che poi sono alla fine, perché non è che ho qualcosa di strano. Mi piace solo giocare a calcio, qualche qualità, basta. Il resto
semplicità, basta. Prima, quando è intervenuto Gene, mi è venuto in mente quante volte anche Gene è stato criticato per aver osato applicare quella cosa meravigliosa che è l'ironia al mondo del calcio. Magari ne parleremo anche stasera, ma ci sono pochi campi delle passioni italiane, non solo italiane, litigiose, fermalose come il calcio. Non puoi ironizzare, non puoi dire determinate cose, non puoi fare determinate cose. Ho fatto questa lunga premessa perché tu sei molto coraggioso, sei stato molto coraggioso anche in determinate scelte. Se non ricordo male, qualche anno fa tu hai deciso, per esempio, di essere il testimonial della campagna contro l'omofobia. Ora, questa è una cosa meritoria, bellissima, però se la fa un calciatore dentro il mondo del calcio, che è per antonomasia il mondo della virilità, della mascolinità, immagino che non tutti, né i colleghi, né gli organi di informazione abbiano esultato. E anche lì un po' ti sei complicato la vita. Ti domando perché hai fatto questa cosa, ripeto, meritoria, ma che sicuramente era a forte rischio anche come comunicazione. Ma proprio perché in quel periodo, come lo sono stato fino adesso, ero molto seguito dai ragazzi di social, quindi dare un messaggio soprattutto a loro, che, e quindi non ci ho pensato due volte, perché cambiava poco, solo dire quello che mi hanno detto di dire, ma che pensavo anch'io, indossare dei lacci colorati e aiutare a diffondere questa parola, magari a alcuni sconosciuta. Non sono stato il solo, perché l'ha fatto anche Nainggolan, l'ha fatto anche Cigarini, che giocava al Cagliari, e lui anche sui social ha avuto anche messaggi brutti, molti, anche a me sono capitati, ma quello che mi è piaciuto è che sono stati molti messaggi, sono stati molti di più i messaggi positivi, quindi per quei 3-4 contro tantissimi altri messaggi positivi mi ha fatto piacere, quindi neanche a rispondere a certi messaggi che sono arrivati, perché se non ti piace un messaggio te lo tieni per te e basta, non estenderlo al resto del mondo. Premesso che io spero che tu giochi fino a 70 anni, ovviamente sempre con la maglia dell'Arezzo, ma immagino che tu ti pensi fra 4, 5, 10 anni il dopo, che è il grande dilemma che ha avuto anche il tuo grande campionissimo Francesco Totti. Anche vedendoti, ascoltandoti da vicino, mi viene in mente che tu abbia una dimensione mediatica, carismatica molto forte, e ci sono stati dei calciatori anche più noti di te che hanno avuto e stanno avendo una carriera, tra virgolette, ma neanche tanto artistica. Penso per esempio a Cantona. Cantona è diventato addirittura un attore, ha recitato con Ken Loach, tanti tuoi ex colleghi, ex nel senso che hanno smesso, tu no, hanno fatto televisione, hanno fatto spettacolo. Dove ti immagini? Cioè, ti immagini una carriera da dirigente comunque dentro il calcio o completamente libero fuori da questo mondo qua? Ma no, completamente libero dal calcio non credo, avendo fatto solo questo nella vita. Allenatore no, non mi ci vedo, dirigente anche meno. Non lo so. Hai escluso due. Sono 4-5 anni che mi faccio la stessa domanda, sai, prima o poi ci dovrò pensare, ci penso l'anno prossimo. No, prima o poi ci devo pensare sul serio. No, rimanere nel calcio assolutamente sì, perché continuerò a essere tifoso, continuerò a seguirlo, mi piace, non so, scoprire qualche nuovo talento italiano, portarne più nel calcio che conta gli italiani, perché ce ne sono tanti nelle categorie anche minori, no? Tra virgolette, io avendo fatto anche promozione, eccellenza, ho visto i giocatori che potevano arrivare, poi magari per varie difficoltà non sono arrivati. Quello serve una cosa bella, ma che da solo è un po' difficile fare, quindi su quello c'è un lavoro dietro più difficile. Non so, mi vedrei anche come un commentatore in televisione, non telecronista, perché c'è da parlare troppo e non sono commento tecnico, che è una cosa che faccio a casa già da solo, e mia moglie si stupisce sempre perché dice: ma come facevi a capire che era successo questo? Perché io sono 15 anni che faccio quello, quindi lo saprò un po'.
e mi piace farlo, però ho detto vediamo, io ancora sto bene, finché arrivo in doppia cifra non smetto. Fai benissimo. C'è un episodio che è di 5 anni fa, forse non tutti conoscono, e la partita, siamo in Serie A, la partita Atalanta-Bologna, è il 90esimo più o meno, il tuo Bologna ha agguantato il pareggio, cerca di portare a casa questo punto, se non che il portiere Curci si infortuna, i cambi sono finiti, chi ci va in porta? Ci va Moscardelli in porta. Ora, quella partita poi il Bologna riesce a portarlo a casa il punto, perché dura altri due minuti, sì, la partita. No, non hai neanche nemmeno 30 secondi. Sì. Non hai il tempo nemmeno di fare un intervento decisivo. Però poi succede. Purtroppo, perché mi sarebbe piaciuto. Però l'anno successivo la campagna abbonamenti del Bologna alla tua faccia, cioè come nell'immagine, e c'è lo slogan che mi sono appuntato qui: non importa cosa fai, importa che ci sei. E c'è Davide Moscardelli vestito da portiere in quella partita lì. Ora, io ti volevo chiedere, a parte la potenza, diciamo, di questa immagine, ti volevo chiedere com'è, chi l'ha deciso che te andavi in porta, ti sei proposto tu, te l'ha ordinato l'allenatore? Mi sono proposto io, duramente, anche perché volevo andare diamanti, ma ho detto no, non ci voglio andare io. Con la scusa ho detto no, che se capita una punizione ragazzi tu e tutto, quindi no, mi ha sempre affascinato il ruolo da portiere. Sembra strano dirlo da attaccante, perché siamo praticamente l'opposto, però alto sei alto. Però mi è sempre piaciuto, infatti a volte quando posso a fine campionato, sai, quando le partite sono finite, le ultime partitelle, così l'ho fatte sempre in tutte le squadre che sono state, l'ho fatte sempre in porta, è capitato anche quest'anno, perché lo vorrei fare anche durante l'anno, ma visto quello che era successo a Emerson, ha saltato una finale mondiale per fare il portiere, ormai hanno tutti paura di un infortunio su questa cosa, e quindi c'era, no, lì a parte gli scherzi mancava veramente poco, io ero entrato da poco per riuscire a pareggiare quella partita, no? Perché ci eravamo riusciti, quindi dovevamo difendere quel risultato, e quindi un attaccante sarebbe dovuto andare, appunto diamanti vuole andare, ma con il suo piedino magari poteva inventarsi qualcosina, e quindi la scelta è stata quella. Sì, la scelta è stata quella, però veramente mancava così poco che chiunque voleva andare, non c'era bisogno, per fortuna. Tu nella tua carriera, tra l'altro, forse il ruolo da portiere quello è stata l'unica volta, però hai iniziato la carriera, almeno nelle giovanili, da difensore, se non sbaglio. Poi hai avanzato a centrocampo, poi ala, poi punta. Come è nata questa evoluzione? Eh sì, perché non lo so, mi vedeva terzino l'allenatore, vabbè, ma era ovviamente da bambino, quindi lì i ruoli dove mancava li metteva uno, e poi si andava avanti e si vedeva cosa potevi diventare, quindi io stavo sempre avanti, ho detto vabbè, mettiti più avanti, poi sempre avanti, alla fine mi sono trovato, non tornavi mai, no, esatto, preferivo stare nella metà campo in su che correre con la palla che correre dietro agli avversari con la palla, e quindi è andata così. Senti, c'è una curiosità, ora mi riallaccio alla questione del fatto che tu, no, si sente anche dall'accento nordico che sei nato in Belgio, no? E in Belgio tu ci sei nato, non ci sei più tornato se non ora sì. Ci sei andato per una vacanza ora? Sì, non nella mia città dove sono nato, però ci sei passato. Tra l'altro hai pubblicato una foto su Instagram che c'è uno scambio di battute con Nainggolan, che è belga, ma è romanesco, perché Nainggolan parla più romanesco di te ormai. Sì. E ti volevo chiedere, come, ecco, ci racconti il caso che ha deciso il fatto che tu sia nato in Belgio? Ma mio padre era nell'aeronautica militare, adesso è in pensione, e aveva una missione che sarebbe durata 3 anni proprio in Belgio, quindi è partito con tutta la famiglia, e in questi 3 anni
io sono andato lì, poi la missione è finita e dopo neanche un anno siamo tornati tutti in Italia, quindi io alla fine avevo 8-10 mesi, non ricordo bene, e quindi ho veramente ricordi zero, e sono italiano e romano al 100% perché ho sempre solo vissuto a Roma. Senti, ora davanti a questi mondiali che fai? Chi tifi? Davanti alla birra gelata, ovviamente. Perché... birra belga, tifo il Belgio. Per forza, quest'anno, per forza così. Anche se lo vedrò poco, perché veramente non ce la posso fare a vedere un mondiale senza l'Italia. Senza Italia. I miei bambini sono ancora piccoli, per spiegarlo è difficile, ma mio nipote, che è più grande, mio fratello, non sa come fargli capire che l'Italia non c'è, quindi era 4 anni che aspettavo questo momento, perché adesso è cresciuto, lui piace, mi segue anche a me, e quindi è una cosa veramente che ancora non faccio fatica a capire, a digerire, perché è dura non vedere l'Italia. Senti, da tifoso, per l'ultima curiosità, ma quando hai visto lo spareggio con la Svezia, davanti alla solita birra, che di mortacci che... No, non è... Silenzio. Silenzio, incredulità, amarezza, che però poi è cresciuta. Più si avvicina al mondiale, più è cresciuta, perché adesso che è iniziato e che andranno avanti le partite me ne renderò ancora più conto, no? Perché vedendo gli articoli, vedi le immagini, vedi le partite, aspettando che arrivi l'Italia, poi ti accorgi che non c'è. È ancora peggio adesso di allora, almeno per me. Grazie. Davide, ho due ultime curiosità prima di lasciarti all'abbraccio dei tifosi, degli amici che sono qui presenti, le foto, gli autografi, quello che vorranno. La prima è legata a un aspetto, diciamo, a una dimensione umana, cioè avrai incontrato, incontrerai tantissime persone nella tua carriera. Diventando famoso ne avrai incontrati ancora di più. Abbiamo citato Totti, abbiamo citato Maingolan, abbiamo citato De Rossi. C'è stato un incontro che da un punto di vista umano ti ha dato veramente tanto, magari non necessariamente con un calciatore, con una persona qualsiasi, o magari con un attore, un giornalista, un incontro che proprio ti ha arricchito e ti hai detto, ecco, meno male che ho incontrato questa persona qua. Tra i tanti, immagino, possibili. Ma mi metti in difficoltà, perché non so chi risponderti veramente. Perché sono tanti o perché non ti viene in mente nessuno? Perché non mi viene in mente nessuno, forse perché sono tanti, o forse perché non ce n'è uno così al di sopra. Quindi non lo so, se non ti dico nessuno ti offendi. Non mi offende, però allora ti chiedo, visto che si dice sempre che quando si incontrano i propri miti ti deludono, e per esempio il mondo della musica è pieno di queste delusioni, il cinema, e anche qui Jenny, immagino che mi potrebbe fare tanti esempi di persone che quando li incontri te li immaginavi meglio, quando incontri Totti e lo incontri umanamente, lo rincontri ancora, ti ha deluso, te lo trovavi te lo immaginavi esattamente così? No, non può deludermi, non mi deluderà mai. E torno. No, è così lui, è come me l'aspettavo, perché alla fine si vede, si capisce, si sa com'è lui, anche lui è un buonascione, come si dice a Roma, è così, quindi non è che ho incontrato così tante volte, da parlarci spesso, è capitato quando ho fatto l'ultima foto con lui, dove ci ho cambiato un po' di piano, siamo stati una mezz'oretta a parlare con lui, è stato, anzi mi ha messo molto a mio agio, perché all'inizio è stato un po' uno shock trovarmelo lì, anche perché eravamo a Ibiza, non me l'aspettavo proprio, non lo sono trovato di dietro, lui ha chiamato me, cioè non so, mi giro, me lo so trovato davanti, cioè, e io lei via, oddio capitano, con questa voce qui pensa che è della figura. Però è stato proprio l'istinto così, e me lo sono abbracciato, mi sono un attimo ripresa, che fai qui, che fai di lì, e quindi è stato un bel momento, inaspettato, quindi quella, ti posso dire, ti ho risposto alla domanda di prima, l'abbiamo trovato. E quanto hai pianto quando si è ritirato? Io non sono andato allo stadio proprio per non piangere, ma non c'è stato verso.
È stata dura. Io ho visto molti anche ragazzi giovani che non l'hanno vissuto al 100%, perché io sì, io l'ho visto dall'esordio fino all'ultimo giorno, e cioè io come che tanti altri che erano allo stadio, tanti tifosi, un'età un po' più adulta, e quindi anche solo i giovani hanno visto negli ultimi anni di carriera, che non sono stati come magari nel club suo, che ha fatto questo effetto. Quindi puoi immaginare a me, e puoi immaginare quanto sia stato grande Totti per Roma e per la Roma. Quindi è stato veramente un momento difficile, ma che si doveva arrivare. È stato bello e straziante allo stesso momento. L'ultima domanda che ti faccio, prima di leggere una piccola cosa che ti riguarda, è legata per forza di cose a questa città. Ne abbiamo già parlato, però vedendo la tua carriera, che è una carriera fatta di tanti viaggi, di tante squadre, di tanti spostamenti, c'è ogni tanto un su e giù. Ci sono dei luoghi dove ti sei trovato molto bene, dei luoghi dove ti sei trovato inizialmente bene, poi un po' meno, stagioni indimenticabili, stagioni meno indimenticabili. La sensazione che si ha, osservando tutta la tua carriera nella sua completezza, è che ad Arezzo tu abbia trovato un feeling particolare, al di là delle prime 5-6 giornate in cui non segni, però poi scatta qualcosa. Non dico la seconda giovinezza, la terza, quello che ti pare, chiamala come vuoi, però si è visto un Moscardelli deluxe proprio, cioè a livelli incredibili. Cosa è scattato? Cosa hai trovato in questa dimensione provinciale apparentemente lontana dal grande calcio? Perché lì si è rivisto il Moscardelli strepitoso, perché quei gol lì, ho capito, ti piace la fantasia, il gioco, l'essere bambini, però devi anche avere una lucidità, un talento e una serenità mostruose, altrimenti non t'entra la palla lì. La serenità l'hai detto tu, e quella è la prima cosa. Ho detto dal primo giorno che sono arrivato, come mi hanno accolto, e dal gruppo che ho trovato di ragazzi, gruppo straordinario. Il primo anno per un modo, l'anno scorso per altri motivi ancora di più, perché per quello che è successo, quindi un insieme di cose, ma la serenità soprattutto, poi l'affetto che mi hanno dato, essendo, mi hanno fatto capitano subito appena arrivato, quindi mi sono trovato subito responsabilizzato, e mi è piaciuta questa cosa. Iniziavo questa nuova sfida in una piazza che io ho vissuto in Serie B, quindi una piazza importante. È stata una bella cosa. Quindi è difficile da spiegare come nasce una cosa così grande. La prima squadra dove mi hanno fatto uno striscione solo per me, il mio primo striscione che ho visto, e che mi ha fatto molto piacere, anche da, non solo da giocatore, perché c'era scritto uomo vero, è una cosa che ti tocca, perché come calciatore mi può dire di tutto, però quando vai a toccare l'uomo magari è più complicato, e quindi, oppure quando colpisci la gente per come sei come persona, ancora più importante, perché non è troppo facile, sai, fa gol, quindi il mio idolo fa gol, ma loro mi hanno dimostrato anche appunto prima quando non segnavo, quindi tutte queste cose insieme hanno fatto sì che forse siano stati 2 anni bellissimi, sia per me che penso e credo anche per loro. Davide, io ti ringrazio, ma prima dell'applauso finale voglio dire solo 2 piccole cose. La prima, se vi divertite ad andare nella pagina Wikipedia in inglese dedicata a Davide, a un certo punto si scrive: è uno degli attaccanti più completi del calcio italiano. Questo per dire come lo vedono anche all'estero e come si parla di lui, come lo si racconta. Uno degli attaccanti più completi del calcio italiano. Tanta roba, come direbbero i giovani. L'altra cosa che mi diverte tantissimo tra le tante della carriera di Davide è l'aneddotica, perché tu sei pieno di episodi che sono bellissimi e al tempo stesso fanno sorridere, ma nel senso più nobile. E voglio raccontare questo. A un certo punto, credo fosse la stagione 2013-2014, c'è una partita che è Bologna-Genoa, tu giochi nel Bologna. A un certo punto esce un suo compagno di squadra, Greco, che è, e tu già ridi perché so cosa stai, già mi fa ridere, esce Christodoulos,
che era un giocatore greco che giocava con lui, esce e chi entra al suo posto? Moscardelli. Il cronista questa scena l'ha commentata così: esce Cristo, entra Dio. Davide Moscardelli. Thank you.